Sì, tutto per bene. Fammi vedere quale cusse. Oh. Eccoci qua. Adesso vedete tutto per bene. Eccoci, eccoci. Dovreste vedere tutto bene, tutto a posto, a Ferragosto. Anzi, me lo metto qui la chat, guarda. Guarda che bello. Ciao, ciao, belli. Aspetta, che arrivo, che sto sistemando le cuffie. Sto sistemando le cuffie. Così vi leggo per bene e tutto quanto. Ok. Così vi leggo qua di fianco, sono più comodo. Ciao, ciao. Così il rumore ho sentito. Sì, amici, oggi la faccio a quest'ora per puro caso, perché non mi andava di saltarla questa settimana, dopo siamo da Nvidia, mi raccomando. E così, almeno non la mancavamo questa settimana. Magari dalla prossima, come dicevo su... Ma truppo l'avevamo chiamato, Magica. Magari dalla prossima volta mettiamo un giorno preciso. E niente. Aspettate un attimo che non vedo le donazioni. Ok. Dalla prossima magari mettiamo una data, un giorno preciso. E facciamo quel giorno lì, se vi fa piacere, chiaramente. Oh mio Dio. Mi mangi, cioè, non è che mi mangi, mangi e mi guardi. Fate, fate, tenetemi pure di sottofondo mentre cenate, tanto è una cosa rilassante come al solito, Pokémon. Devo fare la grotta qui e mica mi ricordo come... Ah, si correva con la B, ok. Vai, truppo! Siete fuochi, c'è Duzzo, siete fuochi, sono contento. Fa anche leggermente male la testa oggi. Mi sono svegliato un po' troppo presto per fare le cose dei bambini grandi. Ciao Sara, ciao Bloodbard, Rocco. Ho detto cena? Scusatemi, ho sbagliato. Volevo dire pranzo, sono stanco. Sì, ho fatto la storia su Instagram, così magari chi è interessato può venire. No, no, chiaramente in senso motorio, non voglio essere surreale. Ciao, ciao Drake, ciao a tutti, belli. Andiamo di là. Mi pare dovevamo andare di là, c'era la caramella rara, se non ricordo male. Ma basta Zubat! Ha rotto quasi le balle Zubat, quasi. Lo uccido l'ultima volta così mi sale di livello truppo. Sanguisughi. Lasciami stare, Brandavo, lasciami stare. Come state voi? Come state, belli? Cosa vi state mangiando di buono? Ditemi che io ho mangiato poco, ho mangiato solo pochi fagioli perché devo fare la spesa e non c'avevo niente della... Truppo sale a livello 6, vedi? Andiamo, adesso però conviene... Non so se conviene lasciarlo davanti. Abbiamo anche Esprit da allenare qua, eh. Sono due volte che dico che lo faccio off-screen e poi mi dimentico. Mangia a modo, Sara, mangia a modo. Certo che mangia a modo. Già mangiato carbonara fatta da me. Oh... Che fame che mi fate venire. Ma carbonara come però? Spiegami bene, cosa hai usato come ingredienti? Peppongi Patongi! Ciao amici, sono al quarto mese. Ciao, bentornato.
Grazie mille, caro. Quello che si chiamava pigiama. La pasta al ragù di mia nonna, che mamma mia che buona. Immagino, cavolo. Mi sento una persona molto triste. Sto ancora decidendo. Però un po' mi dà fastidio che non vedo quanti siete così. Fammi vedere. Niente, non lo vedo neanche così quanti siete. Si è buggato. Aspettate un attimo, arrivo subito. Aspettate un attimino. Pasta burro parmigiano per col frigo vuoto. Purtroppo il guanciale e il pecorino non c'erano, usato della pancetta affumicata. Ma sai che a me piace molto. Cioè, probabilmente mi piace molto di più con la pancetta, a me. Non era di quella caramella rara. Cos'è di quella dall'altra parte? Davids, è casuale. Questa volta ho iniziato. L'ho fatta a quest'ora qui perché. Così. Perché non c'era nessuno e non disturbavo nessuno e mi sono messo a farla. Dalla prossima, come dicevo anche agli altri, troverò un giorno preciso. Non mi interessa sinceramente se siete tanti, siete pochi. L'importante è che a chi interessa se la riguarda magari in past, che so che siete tanti. Sta facendo tante visual. Perché sono stupido? Perché gli ho fatto raffica. Per cui niente. È così. Dopo mi raccomando, venite anche da Nvidia, che siamo tutti invidiosi, eh. Ciao, friend, ciao. Carbonara, ma vedi che siete dei ciccioni? Siete dei ciccioni, siete. Beati voi, nel senso. Nel senso faccio una cosa. Meno un po' con Esprit. Voglio farlo salire di un pelo. Da Nvidia probabilmente faremo Battlefront Star Wars. Anche perché mi sta piacendo, fatto in gruppo. Purtroppo lo sto facendo solo in live perché tempo è poco, però mi sta piacendo tanto. Guarda, Esprit che sta iniziando a diventare fortissimo, eh. Questo alla Lega shottiamo Dragonair. Dragonite anche. Piriripiriripi. No, Dragonair c'era, sì, Dragonair. Cosa sto facendo? Perché non mi funziona bene? È più difficile da reperire il guanciale, vero, è vero. Battlefront è anche bello da vedere, io sono molto contento di questo. Che è riuscito a guardare anche giochi non. Cioè, non sempre i soliti, mi fa piacere, siete belli. Ciao, Frost. Oggi dobbiamo farci la grotta, comunque. Chi Bussa, chi è? sarà mai? Andiamo a vedere. Moia97, grazie mille, caro. O cara, credo caro. Allora, però, senti una cosa, perché mi dà fastidio ogni volta cambiare Pokémon, magari lo alleno dopo. Mettiamoci davanti Charmander. Andiamo da quella parte lì. Ma ho un repellente, perché mi sono quasi rotto le balle di incontrare Zubat. Porgi l'altro guanciale, bravissimo. Ciao Erika, bella. Bevo un po' il mio Ace Ventura. Moia ristorante Giappo, no, è scritto Moia con la I però. Ciao Blood. Quando finirai farai anche altri giochi? Credo sempre Pokémon. Pensavo di fare. Di andare in ordine, fare questo, poi fare HeartGold o SoulSilver, uno dei due. Probabilmente SoulSilver perché HeartGold me l'ha regalato il buon Pierpollo e me lo faccio per i fatti miei. E poi non lo so, pensavo anche Mystery Dungeon. Che non l'ho mai giocato né mai guardato, quindi andrei proprio alla cieca e lo inizierei proprio, lo farei per la prima volta con voi. Ciao bella Franci. Lo potrei fare per la prima volta con voi e Blind Run, perché non ho idea, non l'ho mai giocato né niente, quindi sarebbe caruccio da fare quello lì. È fuori orario questa live, sì. L'ho già detto perché. Ciao Ferrio. Leggo bene, sì, scusate se. Beh, Fernio, scusami, che non ho gli occhiali. Sara, vediamo, dai. Mi piacerebbe fare anche Mystery Dungeon. Fai squadra blu, va bene. Quello che volete voi faccio, poi. Non l'ho mai giocato, come vi dicevo.
esploratori del cielo. E consigliatemi poi anche su Instagram, magari se vi viene in mente qualche. Io farei sempre a tema Pokémon. Ormai ho iniziato. Poi perché non faccio fuga, no? Queste domande fondamentali. Bellissimo Mystery Dungeon. Ma lo so, so che potrebbe piacervi, infatti. Probabilmente lo. Non. Che palle ho. Grazie Ludasan, sei molto gentile. Sono contento che vi piacciono, anche per quello che ci tenevo a farla e non saltarla questa settimana, perché so che vi piacciono, mi piace leggervi, mi piace poi vedere in past che siete attivi. Bello, 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 bello. Siete fighi. Allora, dovevo fare Marco il cervello però, repellente, non ce l'ho, l'ho già guardato. Dunque. C'era di qua che non mi ricordo più. Fune di fuga, ok. Hai ragione, mi cerco gli Zubat, scusami. Questa era caramella rara, vedi che c'era. Vedi che c'era. Mi scusi signor Mike, ma da quando è live a quest'ora? Probabilmente mi toccherà ripetere un bel po' di volte, amici, vedendo com'è l'andazzo. È fuori orario questa live, ed è anche stata decisa durante la live della mattina. Semplicemente perché altrimenti questa settimana sarebbe saltata di nuovo e mi sarebbe dispiaciuto. Quindi ho detto la faccio dall'1 alle 2, magari andiamo avanti fino alle 2. E la facciamo un pochettino anche perché non mi va di lasciarla così la sera e lasciarla così a caso. Quindi. Mi sono spiegato male? Beh, non lo so perché ero anche concentrato a fare altre mille cose. Quindi sicuramente non avete capito una mazza. Ma vabbè, sapete che ormai sono fatto così. E mi odiate o amate per questo. Marco, appena sarà confermato un orario per la sera, facci sapere. Farò sicuramente una storia su Instagram. Robby, scritto con due B proprio. Vabbè. Quando saprò l'orario definitivo, adesso mi metto d'accordo anche con gli altri, vi faccio sapere. Va bene? La prossima. Mentre sorseggio del tè della. Oh! Nella tazza di Charmander? Bellina. Allora, per Metapod, sapete già che usiamo, dobbiamo allenarlo. Va bene, Alleflame. Sono molto contento di poterti fare compagnia, allora. Io continuo a leggervi poco, però. E che palle. Allora, vi metto di qua. Vi metto di qua. No, di qua però non vedo niente. Vabbè, chi se ne frega, amici, se. Facciamo così. Ciao, Giorgia. Che non vedo bene se la metto nell'altro schermo. Che dice Esprit? Ah, beh. Scusate, è vero che si chiama Esprit il nostro Rattata. Ormai per me non si chiama più Rattata, è Esprit. E oggi facciamo la giornata piena di live, sì. Comunque alle 2 interrompo anche perché siamo da Nvidia oggi. Quindi. Indurisciti, indurisciti. Spacco la faccia io. Esprit campione della Lega, ve lo immaginate? Pausa pranzo con Mark, direi che meglio. Belli che siete. Mua! Ciao Igfir. Sono sti commenti che mi fanno andare avanti a fare live. Igfir, infatti, che si è abbonato per 9 mesi. Bello, bello. È veramente duro. Però visto che sta facendo solo sta cosa, ne approfitto. E anche la nostra Pavarotta, vediamo di allenarla. Quanto. Sono pirla, ho chiuso la cosa delle donazioni. Ok. Jackie, per il più bello dei Thermos, troppo gentile. A parte che non hai scritto che sono io qui. Ma è vero che non fa danno lui, che palle. Che figura del cacchio. Mariangela. Sarà un appuntamento fisso. Come dicevo, spero di sì. Spero proprio. Brava Giorgia che spammi. Spero diventi un appuntamento fisso. Speriamo di riuscire a lasciarlo proprio fisso durante la settimana. Pavarotta sarà a livello 8. Mi dai una mossa che fa danno tipo botta? Niente. No, che non cambi.
Eh sì, The Joker. Per chi si fosse perso le altre. Sono un pirla. Per chi si fosse perso le altre puntate di Rosso Fuoco, sono sul canale Twitch dei Thermos di YouTube. Se vi va di recuperarvele in modo che. Vabbè, che è Pokémon, comunque lo conoscete, voglio dire, eh. Però magari se vi va di recuperarvi le altre live, insomma. Fa piacere. Mariangela, dai. Ma guarda per quanto può. Una botta alla Pavarotta. Ciao, Clarus. Il più simpatico è tornato Morelli. Va bene, dai, facciamo così. Poi comunque vi consiglio di seguire, di stare attenti anche al mio Instagram, perché appunto se decido una data sicuramente ve lo dico lì, che so che bene o male 5-6 mila persone me lo guardano e anche di più a volte, quindi riuscite sicuramente a... Cioè a un range... Non riesco a parlare bene, che sono sicuramente a una portata maggiore. E l'ho quasi shottato. Buon afternoon, buon afternoon. Ciao Star Wars, ciao. Esatto, se volete followare me e gli altri Thermos su Instagram, ci sono i link che ha messo la Gioggia. Col comando link potete abusare di noi anche in privato. Bene, bene. E che palle però, eh. Purtroppo adesso devo andare, ma la vedrò sicuramente in past. Buona live e soprattutto... Ah, grazie Ferni. Scusami se leggo male, ma... bene, bene. Dasher, ciao, bello. Ciao anche a SimiD. Quando te lo fai un selfie? Un selfie con la C? Che cos'è il selfie? Nuovo Pokémon su Switch, lo sto mettendo... cosa ho detto? Lo sto attendendo abbastanza. Molto. Scusami, che ho letto sotto Franci che ha scritto hanno messo e ho detto mettendo. Hanno messo le date della Games Week? Ostia. Dai, perché mi devi fare il profumino? Ma lasciami stare, Odi. No, Charmander l'ho detto, non gli cambio il nome. Ci voleva il 16 o il 17? Sai che non mi ricordo. Tra poco c'è... Ah, e quindi era il 16. Io farei Esprit. Perfetto, perfetto, grazie. Siete proprio belli. E molto più esperti di me. Avvolgibotta. Fa sempre ridere questo attacco. Che tra l'altro su Sole e Luna e Ultra Sole e Ultra Luna, Avvolgibotta è un chewing gum che ti si lega intorno. Qui era fatto con le liane, con le cose lì. Adesso è un mega chewing gum che ti stringe. Ma frustata che... Esprit, come sei sadico. Ah, ma adesso ci muore però. Cacchio. No! Esprit! Ah! Esprit! Esprit! Pavarotta, dai. Non è vero, non attacchi, ma che palle. Ciao, Mimi. Sto combattendo giusto contro Miriam, vedi? Ah, bene, bene, bene. Fatti un sonno, va? Esprit è andato, ma adesso torniamo. Guarda, piuttosto mi rifaccio la strada indietro ribeccando tutti i Pokémon. Non lo so, in realtà, ditemi voi. Se vi va che torno indietro per avere di nuovo Esprit, torno indietro. Se no vado avanti con Charmander e gli altri, e boh. Diririri. 99 punti, Charmander. Pavarotta 99. Jinf. User joined your channel. Ehi, Marco! Ciao, Charmander si sta evolvendo, Morelli! Marco! Sei arrivato in tempo, proprio. Quasi in sincro. Dai, ci ho provato. Guarda che diventa Carmelo. Infatti adesso il pro gli devi cambiare nome. Ma si può cambiare il nome ogni volta? No, allora, Charmeleon e Charmizard. No, non li voglio Charmizard. Cosa ho detto? Charizard e Charmeleon non li voglio cambiare io. Aspetta. Chi è? Boo. Ah, ciao, buongiorno. Buonasera. Buonasera, buonanotte.
cosa volete esprit? Allora torno indietro, dai. L'avete detto voi, eh? Cosa vuol dire volete esprit? È perché mi è morto e vogliono che torno indietro. Ah, lo vogliono vivo. E certo. Vabbè, ma esprit c'è comunque adesso. Dai, non c'è bisogno che anche vivo, che rompe i coglioni. Ma qua non fa pipi 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 finché sta zitto. Va bene. Vai, Carmelo. Che bello che è Charmeleon. Proprio ha una specie di pene. Come si dice? Testifero. No. Che dici, testale. Come si dice? Dalla testa, come si dice? Nella cute. Della testa, però. Esco. Cioè, scappo, non esco, che sennò chiudo il gioco, non è il massimo, insomma. Sì, sono arrivati anche Moro e Liezza perché oggi hanno un annuncio da farvi, prego. Sono gay. Sì. Ieri. E oggi? Oggi no. Ah. Quindi oggi sei come sempre. Sì. Ah. Marco, hai visto, mi è arrivata la action figure di Snappy. A me sinceramente sembrava un giocattolo. E che cazzo, scusa, non è un giocattolo? No. Cazzo doveva essere? Sono giocattoli, si chiamano action figure. Come anime, sono cartone dei giocattoli animato, per i bambini mongoloidi. Ma poi cos'è che avevi ordinato? È come gli anime che sono dei cartoni animati. Dei cartoni animati per i bambini mongoloidi. Comunque, cosa, Marco? I Digimon anche che sono. Ma poverino Digimon, Dark, Marco. I Digimon sono belli. Compra un po' di repellente, ma dove lo compro, dai, amici? Devo tornare da Brock. Vabbè, ormai. Adesso Liezar mi spieghi tutta la trama dei Digimon, però. Mica ho detto la trama, gli azzar anche gli spin-off, mi devi dire, sennò io mi sono solo la prima stagione quando... Allora, ma l'obiettivo della gente con i Digimon qual è? Salvare il mondo, cioè, senso, Ash li vuole catturare tutti, no? Vuole battere le palestre per andare alla Lega. Nei Digimon cosa fanno? Ma lo dico per ignoranza, non perché, cioè, non era non mi ricordo. Non so proprio, perché non l'ho mai seguito più di tanto, non mi piacevano. E non c'era... che muoiono tutti... Uscire dal Digiworld, dice Gatto. Effettivamente venivano catapultati... Ah, è vero. Quindi è tipo Sword Art Online, così. Praticamente. Ma io devo andare di là? Sai che non mi ricordo? Ma quanto spawnano? Stai calmo, ma spawnano troppo qui, devono salvare il mondo dei Digimon. Ah, quindi loro entrano per... Cosa ha detto, Dan? Ha detto cazzo in una frase, Dark Mark, però un po' di educazione. Chi sarà mai? Frost 00, grazie mille. Grazie mille. Al Team Rocket c'è qua. Wait, why you? No, non mi piacevano esteticamente tanto i Digimon. Poi la storia non. Cioè, guarda che cazzo se ne fregavo. Avevo 5 anni, quanti anni avevamo? Bastava che era colorato un po' e a posto. Ma per esempio i Pokémon mi hanno appassionato subito, i Digimon mai. Io non per la a storia. A livello visivo, La storia che cazzo te ne fregava. Anche perché la storia, voglio dire, che cazzo di storia c'hai Pokémon. La storia, infatti. Popo Frizzi e anche Master Dogma, l'ho visto. Grazie a tutte e due. Grazie mille, gentilissimo. Chi sarà mai? Fammi aprire Pokémon Go per vedere se c'è qualche Pokémon da catturare. Gli originali mostri. Io oggi, sono andato all'unica palestra che ho qua e c'era un unico Pokémon al 300, perché hanno provato a sconfiggerlo già altre volte e l'ho massacrata subito. Il problema è che ho notato che ogni minuto perdi un punto vita al tuo Pokémon. Ogni minuto perdi il punto vita, non so. Sai che c'è il punto, la potenza, sì, no? Sì, ogni minuto ne perdi uno. È ovvio che poi magari con lei ce l'ha lì da qualche giorno, è ovvio che è rimasto a 300 punti vita se continua a perderli ogni minuto. Sì. Ma no, così una sapevo io come l'allenava mortacci sua. E per non far camperare la gente. Sì, fastidioso. Perché tipo cazzo, Rimini c'è un cheater che ha tutte le palestre. Si chiama Team Morocco Power. Tutti così sono gli account. E c'hanno tutte le palestre gialle con dentro Snorlax, Dragonite, Rhyhorn. È scritto al 9, sì. Tutti al 3000, 2005. 3000 non li puoi mettere nel 2005. Anche se non posso andare là, me la ciulano subito. Quindi al allora, massimo posso tenerla un giorno. No, le bacche le puoi dare anche da casa. Sì, ma non la vedo io da qua. Ah, gliela posso dare a distanza così? Sì, vai nelle palestre. Cioè, vai nel... Premi il tuo cazzillo, palestre, vai. Quindi a distanza, bello, ok. Provo il cazzo che spreco le bacche per dargli Pokémon nelle palestre. Ma dà sempre gli stessi benefici delle altre volte, cioè 10 monetine al giorno.
no, te ne dà anche di più, dipende dalle battaglie che subisci, mi sa. Perché non ho messo uno? È una, che... è una caramella rara, dai, clonale. Non... no, grazie. Alla prossima volta, magari. Posto così? Sì. Zero uguale zero. Sono il pappagallo. Esatto, brodo. Comunque, Marco, il selfie è un selfie fatto con il cellulare tenuto dentro il gabinetto. Veramente? Cosa? Tenuto dentro il gabinetto. Eh sì, sono quello delle foto dei Cesi. Ah, salve, mi ricordo che ti ho fatto venire voglia di... E io non sapevo di questa cosa. Ti ho fatto venire voglia di... di fare le foto... Lui mi ha detto che guardando me gli è venuta voglia di fare le foto dei Cesi. Ti ricordi che non sapevamo se era un complimento? Infatti non ho capito bene se era una... perché faccio caccare o spingo ad andare al cesso o semplicemente così per ispirazione. Per ispirazione non credo ci sia una cosa positiva. E non lo so, io però lo ringrazio perché ci dà anche dei soldi, insomma, poi mi dice sempre che sono il suo termosifone preferito, ma ha detto che mi dà anche 100 euro, quindi sono contento. Per forza lo fai cagare. No, non me l'ha detto. Vabbè. Magari se ti va fallo lo stesso comunque. Andare al bagno? No, dare al massimo 50 monete al giorno. Beh, una volta le davano. Che brutto colpo. Sì, dipende dalle... Ma perché? Oh, da quanto... vabbè. Ah, ok, sì, te le ridanno quando... Ok, sì. No, cerco di tenerlo penso io adesso ci penso tanto io. Tanto poi almeno posso comprare le Pokéball, visto che dobbiamo. Sì che cambia Pokémon. Mariangela c'è morto, purtroppo. Morta. C'è morta, è vero. Vabbè, buona... io. Beh, insomma. Ora un dubbio. Dai punti di vista. Ah, più sei vicino alla palestra più lo curi con le caramelle. Ma io sono lontano. Lo fico. Sono lontanissimo. Non la vedo neanche io la palestra da qua, quindi non so. Andiamo di uscire il prima possibile da sta grotta che voglio andare a battere Misty e Gary. Che non si chiama Gary, ma si chiama Moro. Si chiama Dai. Moro? Col no. punto di domanda si Come chiama. Si chiama? Dai, Morelli. Si chiama... Io mi chiamo Jeans, come si chiamerà lui? Ah, si chiama Jeans. Certo. Cazzo, e non mi ricordavo che ti chiamavi Jeans. Eh sì, Jeans e Dance. Allora, abbiamo ancora una mezz'oretta per stare assieme. Abbiamo l'avventuriero. Poi ricordatevi dopo su Nvidia, sì, che non so cosa facciamo. Cosa facciamo? Battlefront. Facciamo Battlefront, va bene. Perché Esprit ha detto che vuole platinarlo. No, vuole, secondo me vuole come al solito litigare col gioco perché non gli apro gli crash. Ah, potrebbe essere. Ma mi togli uno sanguisuga, per davvero? Però sto allenando poco gli altri, che mi muoiono, che palle. Dopo li alleniamo. Quello sempre i crateri, che mi ricordano i... Sì, sì, infatti c'erano... volevo guardare. La pietra lunare c'era forse qua in giro? E mi parte. Ma porta che spawnano in continuazione questa cosa. Ma c'è... vivere per bene. Giorgia che gli piace Battlefront. A Giorgia? Gli piace Star Wars, gli piace Giorgia. Star Wars, beh, ma... No, ma hanno detto, guarda, che anche prima dicevano belle, che... Brave, piace guarda Star che Wars. Mi ricordavo che era la pietra lunare. Dob, dob, dob. Dob, dob, dob. questa la diamo a Nidorino, la facciamo diventare Nidoking. Chi è? Isa La Rouge. La Rouge, grazie mille. Grazie mille. Mesi. Grazie. La Rugine. Comunque, amici, cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più, niente. Palla super efficace, fortissimo. Fammi leggere un po'. E oggi, Korn, siamo veramente euforici, eh? Giusto, Star Wars. Prima del... È vero, facciamo... adesso è molto più forte Sanguisuga. Morelli, adesso mi serve una mano, però tra poco mi servirà una mano. Perché io non mi ricordo dove era Aerodactyl nei due fossili. Era l'Helix fossile, no? Mi pare. Cos'è credo. L'altro? Non ce l'ho ancora davanti, sto andando a memoria. Ma Aerodactyl comunque lo prendi. No. No, era tra Omanite e Omanite e Kabuto. E Kabuto era, è vero, non tra sì, Aerodactyl lo prendevi lo stesso, Wars. È vero. Hai rotto le palle, Zubat. Ma non è possibile, ma quanto spawnano in questa grotta? Non posso fare due passi? E che cazzo? Aspettative per il presunto Pokémon su Switch.
Sembra una cosa scontata, ma io spero che non mi cambino il sistema di combattimento, sinceramente. Quindi più che un'aspettativa è una speranza. Bouncing Spontex, grazie mille. Spontex, anzi. Grazie mille, quattro grazie mille. Comunque c'è uno che ha chiesto quelle live solitarie. Allora, già Moro le fa. No, sono a caso, comunque. Sono a casa e poi comunque dipende dalla persona a persona. Cioè io ad esempio non saprei farle perché non sono intrattenere. Moro è in grado di farle, Mark presumo sia in grado, però comunque c'è, vabbè, anche dobbiamo poco semplicemente tempo per farle. Metterci d'accordo anche con Gatto e gli altri e trovare un magari una data o comunque. Ma live solitarie solitarie no, anche perché comunque noi siamo comunque un canale di gruppo, quindi per un male. Ma sì, poi magari quando io non la faccio il venerdì sera, magari ecco, se sì. C'è Mark un po' prima la può fare lui. No, esatto, cioè sì. Possiamo anche fare semplicemente così. Tenere comunque sempre comunque, il venerdì notte. Esatto, cioè non andiamo a... adesso oggi... E già ne facciamo due alla settimana al giorno, che sono abbastanza. Sì, oggi era perché sinceramente non mi andava di saltare questa settimana, visto che l'avrei saltata probabilmente. Perché ho fatto Ferrartigli per quel poco di vita? Vabbè, comunque. Il top serve un open world con un sistema di combattimento alla Ni No Kuni. No. In realtà io preferisco tutto quello... Cioè, semplicemente vorrei il desiderio che vorrei io su Pokémon è che riuscissero a fare un Pokémon che ha almeno due mappe, come era Oro più o meno e Argento, però magari con altre mappe, non per forza con Kanto e Johto. Sarebbe bello. Cioè, tu finisci una mappa, vai sull'altra, poi magari ce n'è addirittura una terza, che ne so... Fare un po' più di mappe. Sarebbe figo il Pokémon definitivo con tutte. Con tutte le zone sarebbe bellissimo. Ma magari non so per se non lo faranno mai. No, infatti la vedo dura. Però sarà l'ultimo episodio. Sarebbe un sogno. Sarà l'ultimo episodio. Sarebbe un sogno, però. Che vuole questo? Adesso lo devo sconfiggere, poi quello lì mi dà. E Jigglypuff. Ma guarda che li avete decisi voi i nomi, Blumirin. Tutti i nomi che ho in squadra l'avete decisi voi, quindi prenditela con quelli della chat. Tranne Esprit. Pronto, potevi batterlo quel Geodude. Ti manca un cazzo per salire di livello. Vabbè, Morelli, non mi giudicare. Non l'avevamo provato. Avevamo fatto anche quasi tutta una run assieme. Tempo fa. Io no, non c'ero in quella run. Non c'ero? No, io no. No, c'ero, no, era no. Carino. No, su TS c'ero, non c'ero nel senso che non l'avevo fatta. Era carino, però... Alla fine poi si giocava comunque solitario lo stesso. No, è quello che... Alleniamo un po' pigiama. Mi spiace, poverino. Ma non mi confondere, dai! E che fastidioso che sei. Ho il pigiama confuso adesso. Boh, vedremo. Non mi voglio fare nessun tipo di aspetto. Appunto, spero soltanto che non mi cambiano il sistema di combattimento. Poi per il resto... Boh, a parte che deve uscire... Secondo me prima dell'ottava generazione esce il remake di Perle Diamante. Perché l'avevano detto che lo facevano. No, sì, la fanno. L'hanno sempre fatto, sì, i remake. Ma sì che lo fanno, però... Cioè, in teoria è uscito... dopo Bianco e Nero 2 era uscito un remake, era uscito XY. No, è uscito Rubino e Zaffiro. No, XY. No, è uscito X e Y e poi Rubino e Zaffiro, mi pare. Sì, Rubino Alpha e sì, Omega, Mega. Zaffiro Alpha Mega e sono usciti Astro dopo Power. XY. Quindi secondo me c'è uno nuovo prima del remake. Anche perché i remake non li fanno per i 10 anni di ciascun Pokémon, tipo. Una cosa del genere, l'avevo sentito, visto da Seidonia. Ragazzi, le altre live sono su YouTube. Una, tra l'altro. No, due. Due? No, sì. Siamo già due. Sicuro? Sì, cioè, l'ho fatto io. Ricordavo una. Ho fatto l'inizio e poi Brock. Devo far piacere. La terza. Questa è la terza. Veleno gas. Oh, mi muore Charmeleon. Sicuro, prima di Misty. Non c'ho più antidoti. Siamo nei casini, amici. Siamo nei casini. Beh, potrebbero fare un'ottava generazione. Ma non lo so, ma tanto... In realtà qualsiasi cosa...
faranno dei Pokémon vende. Quindi sta vendendo Ultra Sole e Ultra Luna che... Cioè, chi l'avrebbe detto? E addirittura la versione con la Steelbook, pensa quanto sono disgraziato. Niente, amici. Ci sta avvelenando tutti, però. Che palle. Perle e Diamante sono usciti nel 2006, quindi sono già più di 10 anni. Ragazzi, niente. Ma poi ormai fanculo, c'è Pokémon Go, andiamo tutti in giro a catturare i Pokémon. Ma non è vero, è bello anche quello. Devono mettere i combattimenti, finché non mettono i combattimenti. No, devo mettere gli scambi, i combattimenti. I combattimenti in teoria è early 2018, ma... Doveva essere al lancio. È uscito... Pigiama. Due anni fa ormai. Pigiama impara attacco rapido. Essendo early 2018. Ma non cambia poco. Cioè, no, una volta che ho messo i combattimenti, credo anche. Oggi ho fatto 3 km e me l'ha segnato. A posto. Oh. Ma i chilometri funzionano sempre. Ho chiuso 3 uova, 3 cose di merda. Mi sono uscito. Ma io per adesso Scyther. Comunque sono a metà del livello 23. Beh, sai da che ti pompi... Ma c'ho già Golduck. Cioè. Anch'io ce l'ho già, te lo pompi. Al 1500, tra l'altro. Amici... Poi l'altro era Diglett che ce l'ho. Ah, Diglett, io... ce l'hai Dugtrio tu? Io no. Non lo so, non credo. E che aspetto a farle volare perché voglio che usare il nuovo. Che situazione, che situazione. Questa è terra da pose. Voi vedete voi, grazie mille. Svuoto il restante della mia carta per festeggiare il 30 in critica letteraria, grazie mille. Grazie mille, complimenti. Complimento. Sempre gentilissimo, voi vedete voi. Mi fa strano ringraziare voi vedete voi, come sempre. Amici, qua mi muore Charmeleon. Elix fossile, ben. Dove era Kabuto? Elix fossile e Omanyte. No. Voglio il domo fossile. Domo o domo? Allora questo è mio. Aiuto. Devo scappare dalla grotta. No, io voglio il preferisco Kabuto, Kabuto, quello con le lame, insomma. Preferisco, ho sempre preferito, chiedo scusa. Dato, che tipo sono? Cioè, Omani cos'è, acqua roccia? Pare di sì. Antidoto! Incredibile! Ma tanto ormai ci muore. Non ho neanche più la pozione da dare. C'hai una... Come? Una revitalizzazione, c'hai. Potrei farlo, potrei prima. Ammazzarlo. Vabbè, che... aspetta, che forse esco in tempo. In caso se no lo uccido, lo rivitalizzo e... posto così. Ok, sono uscito. Questi mi danno... mica mi davano... Ha entrambi Rocciaco, anche Kabuto. E io Kabuto esteticamente mi piace di più a me. Oh. E anche a me. Amici, mega pugno, mega calcio. Mega pugno. Ma la pietra lunare volevo tenermela per Nidoran io, ragazzi. Pavarotto la faccio andare. Pavarotto non si può evolvere normale, Pavarotto. Mi pare di sì. Io me lo sono perso. È Jigglypuff. È Jigglypuff. Ah. Pavarotto si, si evolve normale. Lei l'alleniamo in casa. A parte che devo vedere se tenermi. Sì, mega pugno. Normale. Sì, è Clefairy che in Clefable si evolve con la pietra lunare, scusa, mi sa. Ero confuso. Altro. Ho tra virgolette lootato la palestra e mi ha dato una roccia. Cos'era? Un oggetto strano. A chi lo insegno Megapugno? A Megapugno? Pavarotta, gli do Megapugno? Cosa? Con la pietra lunare anche... Per forza, Jigglypuff. A chi lo do Megapugno? Mariangela o Pavarotta? A Pavarotta, non c'ha mosse. Dagli anche Megacalcio, dagli. Va bene, dai. Ora siamo fratelli di pugno. Non mi ricordo. Pare di sì. Sembrava la roccia di Re. Quella per far evolvere Slowpoke. Ah sì? Sì. Ah, io ce l'ho Slowpoke, tra l'altro. Puoi farlo evolvere in Slowking. Anche un altro se voleva con roccia di Re, siamo fratelli di calcio, ricordo. Invece, con lui. Allora... Prova a guardare Poliwrath.
Cioè, Poliwhirl che si evolve con la roccia di Reforce in Politoed, non mi ricordo. Ah, c'è un altro evoluto. Qua ci si trova Ekans e Abra. Sì. Devo stare attento. Pigiama esausto, mi spiace. Guarda. Ci toccherà ricomprarcelo. Ah, vedi, sì, dicono anche Poliwhirl. Allora farò. Quindi adesso abbiamo la nostra Pavarotta che ha Mega Calcio e Mega Pugno. Fortissimo adesso. Io non li ho mai trovati gli strumenti per fare evolvere. Cacchio, volevo Politoed. Andiamo a palestra. Dici, voglio provare il nuovo potere di Pavarotta. A parte che dobbiamo salvare. Ma te l'ha dato battendo la palestra? No, no, lutandola. Ah, cioè, lutandola. Facendo girare la cosa. No, sì, te lo dà a caso. Cazzo, però non mi ha dato niente. È un Jigglypuff ferocissimo lui. Guarda, adesso lo proviamo subito. Spacchia la faccia a questi Pokémon. Ed è all'8, eh. Adesso guarda che figura, me lo ammazzano subito. Comunque un ragazzo mi ha detto che posso tranquillamente fare gli scambi aprendo due salvataggi. Quindi magari ci provo poi. Dei Mock è diventato Brock Lesnar. Guarda che forte che sei. Avvolgimi questo Ekans. Anzi, Snack. David's Bull, sono stato, cioè a Rimini che è pieno di poche stop e palestre, abbiamo girato un sacco, non ho trovato un cazzo. Sto riempito di Pokéball, ma uffa, però. Fortissimo Pavarotta. Sì, sì, lo proverò a farlo, proverò a scambiarmi quelli che... Sto giocando con un simulatore, ragazzi, per forza. Sto cercando di imparare botta. Con un simulatore? Cosa ho detto? Un simulatore. Perché Bonfio ha scritto simulatore. Ah, ecco, per quello. No, tolgo riccio lo scudo. Quanti Pokémon? Vabbè. Voglio cose che fanno danno, due non resistenza. Due Pinsir e due... Non mi ricordo così. Anzi, la vedo un'altra volta. Poi dopo ma abbiamo... io ho un biglietto ride premium. Dobbiamo andare da Gary. Biglietto speciale per risparmiare un ride. Usare questo biglietto quando vuoi. Capito. Mega calcio, tieni. Ma come beccato, ha maleducato. Ma dai! Cosa fallisci, scemo? Roccia di Remi, no. Che culo, Lied. Roccia puoi fare male, ti metto specie di poco. Bene. Ah no, cosa urli, scemo? Ma che zampata che ti tiro. Questo Jigglypuff diventerà il mio Pokémon preferito. Però mi dispiace un po', perché Nidoking così gli volevo dare... Devo fare un bel Nidoking, comunque, come dico io. Avere un Poliwhirl a 701. Locura, proviamo ad andare da Dance, amici. Poppok a 600. Ah sì, fai la live normale, particolare. Fai evolvere poi la corona. Però ci vogliono sempre 50 caramelle. Porca. Vabbè, certo. Non le ho. Solo 50? 50 più la corona. Sì, per Slowpoke. E invece per Poli. Per l'altro. 100 sono. 100 più l'oggetto. Non ne ho. No, ma infatti mi ricordo che ne trovi un sacco di pietre lunari. Quindi farò entrambi semplicemente. Ma prima voglio andare da Dance. Perderemo probabilmente. Ma lo voglio fare. L'ho fatto. Bazzichi ancora da queste parti, pappamolle. Bazzichi. Earth Gold e Soul Silver. Preferisco. Proprio per i Pokémon che ci sono. Ma è troppo forte. Io ho allenato solo Charmeleon. Mi spacca la faccia questo. E ho anche fallito. Ma sarà modi? Pavarotta, sarà modi? E niente, forse non posso con questi Pokémon, forse. Potrei avere un problemino. Perché Graffio? Fortuna. Che palle turbo sabbia. Mi hai sbagliato a scriverlo, Dance. Hai scritto Dance. Dance. Ma Dance è Dance. No, è bello Dance. Dance, mica lo scrivi già. Dance.
E falliscimi questo, Charmeleon. Guarda che palle che mi spacca la faccia di sabbia. Non riesco ad attaccarlo. Ho stato lanciato tutta la merda negli occhi. E non è possibile, ho perso. E vai a cagare. E ho perso, non potrò mai battere gli altri. Ci provo, ma... Bene, ottimo. Perfetto. Esatto, c'è Duz. Meglio, meglio così, anzi. Vai, Esprit. Fagli vedere chi sei. Niente, non le conto. Bravo, Esprit. Guarda che sali di 7 livelli ora. Ma quanto veloce è salito il livello? Piu! Quasi 2 livelli si è fatto. Ma Rattata ci pensa. E no! E dai, sempre! Mi muto! Ah, scusa, ma la live è la sua, la si muta. Razzo! Allora vi sentite il telefono. Ho deciso che sarà così da ora in poi. Sì, ma sì, chiama! E chiama! L'ho stoppato. Ah, che scorreggione! Razzo, Esprit è morto. Esprit purtroppo sì. Ma tanto perdiamo, però almeno li alleno quelli che riesco. Oppure no? Eh? Ancora ho troppo. Ho truppo. Truppo secondo me può svoltare. Può svoltare la partita. Ehi, splash. Eh no. Niente, lo rifacciamo, adesso ci alleniamo un attimo, ci prepariamo. Ma sei uno stronzo, devi fare attacco rapido contro Rattata e hai fatto raffica. È vero, c'è attacco rapido adesso. Per evitare ulteriori danni alla sua squadra di Pokémon, Jinx è stato mandato a cacare. Ma amici, torneremo, torneremo più forti che mai. Quindi state tuned per la prossima puntata. Per adesso lo lasciamo lì, facciamo finta di niente, andiamo a battere uno di quelli qua da misti. Tanto la prossima volta me li alleno perché gli devo spaccare la faccia. Questa è stata una live improvvisata, non ho avuto modo di allenarli. Lasciamo spazzacare il meccaniziato. Dai, che volete chiudere adesso? Va bene, ma dai. Ma sì, con questa sconfitta schiacciante. Dai, la prossima volta ci riprenderemo la nostra rivincita su Dance con i nostri nuovi Pokémon che saranno dei Pokémon perfetti per il nostro Jinx. E radiamo Karim perché c'ha troppi peli. Lo facciamo. Va bene? Cosa gli diciamo? Diciamogli... Io gli direi Pavarotta. E gli no, scrivetegli No, cosa c'entra? Scrivetegli Pavarotta che è in tema. Pavarotta, ditegli. Vai, Pavarotta, e gli usino anche l'emoticon del raid. Perfetto, che c'è. Va bene, amici? Mi raccomando, se volete... recuperarvi le altre puntate, andate su YouTube o in past qui su Twitch. Aspetta, Capitan Starco, grazie mille. E noi ci rivediamo probabilmente prossima settimana con un'altra puntata. Esatto, e invece tra un'ora su Nvidia. Esatto, quindi se vi va siamo alle 3 lì. Sul canale Nvidia. Ciao belli, ciao. Ciao. Pavarotta da Karim, ricordatevi.